Questa ricevuta amministrativa per 11 misure di orzo, come offerta alimentare per la dea Gula, venne stilata 2000 anni prima di Cristo tra le province di Umma e Lagash, nell'antica Mesopotamia. Proprio qui, nelle terre fra il Tigri e l'Eufrate, la nostra civiltà affonda le radici. Sulle rive di quei fiumi l'uomo coltivò i primi campi, costruì le città, avviò scambi e commerci. La forza dei fiumi venne arginata, vennero costruite dighe e canali. Qui l'uomo inventò la scrittura. Ma come nasce, come si afferma l'uso della lingua scritta? Sul finire del quarto millennio avanti Cristo, sorsero nel vicino Oriente potenti città-stato rette da due centri di potere, il palazzo e il tempio. A causa del rapido sviluppo economico, i magazzini dei palazzi e dei templi presero ad accumulare merci in eccedenza. Nacque l'esigenza di amministrare il surplus di questi beni, derrate alimentari, bestiame e metalli. Le più antiche testimonianze scritte, infatti, non hanno niente a che fare con componimenti letterari, ma sono riferite all'amministrazione dei beni.